Il Cilento ha perso un artista di grande spessore, professionalità e carisma, Arminio Tavola. Il noto artista e costumista cilentano è venuto a mancare presso l'ospedale di Rionero in Vulture nella serata del 28 gennaio. Nato e vissuto a Castellabate, il maestro è stato uno dei più grandi e conosciuti stilisti di abiti d'epoca della provincia di Salerno. Al suo attivo centinaia di costumi e accessori moda che con la sua attività Pointuart, punto e arte, ha promosso il suo territorio partecipando in tutto il mondo a sfilate e cortei di ogni tipo. Compagnia del grande stilista cilentano Arminio Tavola, che questa sera ha presentato una nuova collezione di vestiti. Allora Arminio, questa collezione ha un nome? Sì, questa collezione è il Medioevo Gotico. Il Medioevo Gotico ci offre molti colori vivaci e ho cercato di fare una nuova collezione di questo genere, perché di solito ho tutti gli abiti molto scuri, ho portato un po' di luce. Fu proprio la madre di Arminio, che era la sarta del paese, a coinvolgerlo nella passione per i costumi. L'idea Pointuart gli fu suggerita da lei. Arminio nacque a Castellabate il 4 dicembre del 54. Essendo appassionato di storia, si dedicò principalmente alla realizzazione di abiti d'epoca. L'occasione per farsi conoscere arrivò nel 1990, quando nel corso della manifestazione Premio Leucosia, realizzata a Castellabate, presentò la sua prima collezione di abiti del Medioevo. Nel corso degli anni, per ogni edizione, Arminio ha presentato nuove collezioni e ricevuto richieste di sue sfilate in giro per l'intero Cilento. Arrivarono le partecipazioni a Telethon, Salerno, sfilate su Napoli, cortei carnevaleschi a Venezia e Viareggio. Poi espatriare verso la Svizzera, dove realizzò gli abiti in costume sulla vita di San Nicola. In Germania, con i suoi abiti, presentò la manifestazione alla corte di Lorenzo dei Medici. Ritornato in Italia, partecipò alle trasmissioni televisive La Domenica del Villaggio di Davide Mengacci, Linea Blu, Rai 1, Mezzogiorno in Famiglia, Rai 2. Nel 2011 arrivò il grande successo internazionale, dove a New York Arminio fu invitato come ospite d'onore in vari festival di cultura e spettacolo. Nel maggio del 2012 fu la volta della Pennsylvania, dove riuscì a meravigliare i più importanti costumisti americani. Nel suo fantastico laboratorio, tra costumi, accessori, centinaia di fotografie e video, Arminio custodisce il premio ritirato a Riccione all'Italy Beauty Festival nel mese di settembre, in una manifestazione presentata da Alessandro Greco, che ha visto la partecipazione e la premiazione di numerosi artisti a livello mondiale e le lezioni di Marcheta Korinkova, diventata Miss Motors International. La sua attività era in pieno fermento. Ultimamente Arminio era anche presidente della Proloco Santa Maria e ha collaborato alla realizzazione del Cilento Fashion in Tour dell'amico Lucio De Filippo, alla organizzazione e ideazione della Zita Cilentana e del Natale a Marina, insieme alla collaboratrice e amica Assunta Niglio. La redazione di Cilento Channel si unisce al dolore che ha colpito la famiglia Tavola e saluta il maestro, ricordandone il talento, la simpatia, l'inarrestabile attivismo nel campo della cultura e dello spettacolo. Ciao Arminio. Lasciamo questa intervista sempre con un saluto da Arminio Tavola, grande stilista del Cilento, conosciuto in tutto il mondo, a tutti i telespettatori di Cilento Channel. Buonasera a tutti e seguite Cilento Channel. Un bacione a tutti.